Sì, ecco, racconta un po' a quelli che non hanno mai provato questa esperienza, credo tu Puccio e io stesso, Eh come sì. si sta lì dentro? Si sta bene, cioè si balla, no, non si balla, si è abbastanza impegnati, non è proprio comodo come un'autovettura, però su questo siamo tutti d'accordo, Manca ma si l'aria va, però, eh. come dici? Manca un po' l'aria, forse. Gli manca che cosa? L'aria. Ah, dice, ah, vuole sapere se manca l'aria all'interno del carro armato. No, l'aria non manca in quanto abbiamo anche Abbiamo detto. visto che spuntate fuori. Sì, beh, certo, è una questione anche tattica di visuale, insomma, ci sono dei momenti in cui in addestramento si usano i portelli aperti e i portelli chiusi, quindi è una questione tattica, una questione di impiego del mezzo in determinate condizioni. Quante ore al giorno passate dentro il carro armato durante queste esercitazioni? Ma durante le esercitazioni, diciamo dalle 5-6 ore dentro il carro prefissato. Consideri ovviamente questa un'esperienza unica. Tu hai almeno la patente. Certamente. Ecco, per guidare il carro armato, per condurre il carro armato, ci vuole una patente speciale, perlomeno. Sì, presso la scuola truppe corazzate tutti gli equipaggi vengono addestrati al pilotaggio e in particolare i piloti vengono patentati, ricevono una patente militare che li abilita a portare i carri armati. Questi, noi abbiamo visto immagini dei Leopard in azione, abbiamo visto anche le bocche da fuoco, hanno anche sparato. Poi ci sono gli altri giovani che noi ringraziamo intanto, i nostri due militari di leva. Abbiamo visto gli altri giovani che stanno recandosi con la Jeep e hanno questi cannoni, questi mortai. Questi sono cannoni.